Ciao a tutti, my friends, e ben ritrovati. Oggi torniamo a parlare di Formula 1, di Michael Schumacher, ma soprattutto di John Barnard, che ha rilasciato delle dichiarazioni sul campione tedesco della Ferrari. Ne parliamo ovviamente con Paolo Ciccarone in diretta telefonica. Ciao Paolo, buongiorno. Ciao a tutti. Allora, cosa ne pensi di Barnard che dice che i problemi di Schumacher al ritorno in Formula 1, quindi con una Formula 1 molto cambiata rispetto a quella che aveva lasciato, erano legati al suo stile di guida? In parte è vero, in parte però non dimentichiamo che tra Barnard e Schumacher c'era una, come si Sì, dice, c'era una un po' di sottile astio. linea rossa ai tempi della Ferrari, perché quando Michael Schumacher arrivò alla Ferrari, Barnard era il responsabile tecnico e aveva una certa visione. Come avevamo già detto in un'altra serie di chiacchierate sulla Formula 1, quando Schumacher provò la prima Ferrari, quella col 12 cilindri, disse: cavolo, io con questa macchina qui ci avrei vinto il mondiale, quindi direttamente fece un complimento. Però quando poi cominciò a girare con la macchina del 96, quelle che erano le indicazioni Sì. tecniche di Barnard furono stravolte e Schumacher dimostrò che con l'indicazione che dava lui era più veloce rispetto alle indicazioni date da Barnard, e lì si crearono un po' di dissapori, un po' di elementi che portarono poi alla separazione di Barnard dalla Ferrari. Perché Paolo Quindi Barnard dice una cosa, dice non è che Michael era lento, però poteva andare più veloce, cioè secondo il suo punto di vista ingegneristico, l'assetto che lui utilizzava era buono sicuramente per le sue caratteristiche di guida, che però poi si sono anche un po' allentate nel corso del tempo, perché tra l'altro fa anche una considerazione particolare e dice quel tipo di guida era buono quando era giovane, aveva riflessi validi, aveva riflessi molto pronti, ma poi nel corso del tempo questi riflessi ovviamente si allentano, diventano un pochino più lenti, ovviamente il manico rimane, ma quella tipologia di guida con un sovrasterzo sempre molto evidente anche in ingresso curva è una cosa che puoi fare nel momento in cui sei veramente sveglio e rapido nelle reazioni. Invece Barnard suggeriva una tipologia di guida anche all'epoca che è molto più vicina a quella delle auto di oggi, ovvero un retrotreno molto efficace, quindi più la ricerca della massima velocità in rettilineo, tra virgolette, perché il rettilineo è lungo e la curva è corta, questa è un po' la strategia fondamentalmente, ma che va contro lo stile di guida di Schumacher sostanzialmente. ma tanto per chiarire un pochino, Schumacher nei suoi anni in Ferrari, ma anche in Benetton, aveva un assetto tale per cui l'anteriore ben piantato, quindi una direzionalità estrema con la macchina Certo. che entra in curva, e il posteriore che tende a scivolare e che te lo gestisci col gas, quindi un assetto particolarmente nervoso con le macchine dell'epoca che erano più o meno bilanciate per questo tipo d'assetto. Non solo, ma Schumacher era quello che si inventava i quattro pit stop in una gara, e quindi la l'abitudine qual era? Quella di fare degli stint di gara andando sempre al massimo, tirando sempre fortissimo come se fosse In in qualifica, qualifica. certo. La Formula 1 che ha trovato Schumacher 4 anni dopo il suo ritiro era una Formula 1 diversa, ovvero una Formula 1 in cui bisognava gestire le gomme, in cui bisognava gestire la macchina, e quindi questo stile di avere un anteriore ben piantato con un posteriore che scivola via e quindi la macchina nervosa portava a un'usura maggiore delle gomme, per cui poteva andare bene per un certo periodo di tempo, ma poi alla lunga un pilota, che in quel caso era Nico Rosberg, molto più conservativo, molto più attento e capace di gestire queste macchine, anche perché bene o male Schumacher ha avuto gli anni di buco, mentre invece Rosberg ha Certo, continuato, quindi ha continuità. potuto adattarsi nel corso del tempo. Beh, alla luce dei fatti era una Formula 1 che non andava più bene con lo stile che aveva Michael Schumacher. Non dimentichiamo che nel frattempo, per aumentare la superficie alare delle macchine, quindi il carico aerodinamico, sono macchine di Formula 1 che nel tempo hanno continuato ad avere un aumento del passo, e una macchina col passo un pochino più lungo fondamentalmente tende al sottosterzo molto di più di una macchina col passo corto e particolarmente nervosa. Certo. Mettendo anche il fatto che Schumacher era ormai arrivato quasi ai 40 anni e quindi mancava anche la freschezza, mettendo tutto assieme la gestione di una macchina che era diversa rispetto a quelle del passato, un problema tecnico della Mercedes, perché la Mercedes ha sempre avuto problemi di surriscaldamento di Sì. consumo delle gomme. Ricordiamo il famoso test Test, sì. segreto con le Pirelli che provocò tante polemiche perché non sapevano proprio come venirne fuori. Problema che poi Mercedes si è portata dietro nel corso degli anni: i famosi cerchi con i fori per raffreddare, oppure anche il DAS ultima generazione che modifica la convergenza, perché evidentemente c'è un, tra virgolette, un'impronta, non vorrei chiamarlo un difetto, ma un'impronta di base di un progetto
che con tutte le varie evoluzioni determinate caratteristiche se le è portate Sì. dietro, e quindi riuscire a consumare di più le gomme vuol dire anche sfruttarle al meglio, però poi il problema della gestione. Ecco, Schumacher si è trovato in quella fase intermedia in cui la macchina andava bene per un giro o due giri, però bisognava gestirla e non era più in grado di farlo, e lì probabilmente qualcosa se l'è persa nel corso degli anni, per cui la vecchiaia, tra virgolette, le macchine diverse, lo stile diverso, e poi uno abituato ad andare sempre al massimo a dover gestire le gare in una maniera completamente diversa rispetto a quella che era la sua generazione. Quindi su questo ci può stare. Comunque, a modo suo, Barnard gli fa anche un complimento perché dice: se mi avesse seguito, sostanzialmente, questo è un po' il suo discorso, probabilmente avrebbe potuto andare anche più forte rispetto a quanto già forte andava. Per cui, realmente, se tu leggi tra le righe, gli fa quasi un complimento, no? Di fatto, poi Barnard ha lavorato con tantissimi campioni perché ha lavorato con Prost, ha lavorato con Lauda, ha lavorato con piloti veramente, Senna. Senna, con piloti veramente top. Quindi, credo che fosse anche abituato ad avere indicazioni da piloti di un certo livello, soprattutto anche a trattare con prime donne, come sono sempre Sì, i piloti però di quel livello. bisogna considerare una cosa, la figura di John Barnard, più che un tecnico era un dittatore totale e Sì. assoluto, voleva carta bianca, aveva avuto delle idee geniali, tipo quello del telaio in carbonio della prima McLaren, che l'aveva fatto in collaborazione con la Sì. Hercules, industria aeronautica. Americana. Però è quello che quando è arrivato poi a Maranello ha trovato in un cassetto il cambio elettroidraulico, quello con le palette al Sì. volante, che Gilles Villeneuve in un test di anni prima, e quindi parliamo di parecchi anni prima, su 78, proposta 79 delle... addirittura. Sì, addirittura sul turbo, su proposta dell'ingegnere Forghieri, aveva bocciato perché era abituato ad usare il cambio con la leva, e quindi di fatto quando Barnard arrivò a Maranello aprì il cassetto e disse: ah, ma che bello, proviamolo. E quindi il concetto di base era questo. Il fatto poi che lui da dittatore voleva soltanto muoversi a casa sua, era un periodo in cui la Formula 1, e parliamo già dalla fine degli anni 70, anzi prima ancora, era una Formula 1 britannico-centrico, poi lasciami passare un po' il Certo. termine, perché c'era una specie di piccole industrie, le chiamavano cottage industries, praticamente erano delle attività artigianali che venivano sviluppate all'interno dei loro cottage e creavano una rete di fornitori tali per cui se tu avevi bisogno di un telaio monoscocca fatto in un certo modo, la Ferrari andava da Thompson, se la faceva fare in Inghilterra, poi il telaio veniva in Italia. E quindi la Ferrari del 73 Certo. 74 era un telaio Thompson, per dirla tutta. Quindi che cosa succede? Succede che John Barnard, quando arriva a Maranello, rifiuta di lavorare in Italia e si fa costruire una sede apposta, che era la Ferrari Inghilterra a Guildford, e di fatto lui creò questa antenna tecnologica, era la GTO come veniva Sì. chiamata all'epoca, in cui lui riusciva a stare a contatto con tutte le piccole entità, ovvero chi faceva il carbonio, chi faceva i telai, chi si occupava delle Sì. sospensioni, e di fatto dall'Inghilterra poi doveva coordinarsi con i motoristi in Italia. Non era stupida l'idea, Paolo, se ci pensi, è che non c'erano No, ancora i mezzi per fare una cosa del non genere, c'erano i cioè mezzi, oggi infatti sarebbe perfetta una cosa del genere. l'idea in sé non era sbagliata, il problema è che i disegni e tutto il resto viaggiavano a mezzo fax. Allora Appunto. immaginate un pochino oggi con il sistema computer, il CAD/CAM, o addirittura con le stampanti in 3D, schiacci un tasto, riesci a mandarmi il file dall'altra parte del mondo, lo colleghi alla macchina e produci il pezzo. All'epoca dovevano viaggiare questi fax, riportarli, rialzarli, roba del genere. Tra l'altro mi ricordo che ci fu anche un problema abbastanza grosso, ridicolo, tra virgolette, però per far capire che lui aveva segnato delle misure in pollici, e di fatto a Maranello furono capite come se fossero in centimetri. Tra un pollice e un centimetro c'è una bella Eh differenza, sì. per cui non ci si ritrovava con le misure, per dire un pochino quali erano le difficoltà dell'epoca, però aveva questo accentramento in cui tutto doveva andare come diceva lui. Quando Schumacher è arrivato alla Ferrari e incominciò a mettere in discussione questi valori, perché fin tanto che c'erano Berger e Alesi cercavano di guidare al meglio quello che avevano, perché la Sì. personalità di quei due piloti era tale da dover prendere buone le indicazioni tecniche. Ma arrivando Schumacher con due titoli mondiali e la macchina non se la sentiva, e qui c'è da dire che Jean Todt ha avuto un ruolo molto importante, perché se hanno fatto un investimento all'epoca erano 30 miliardi con tutto lo staff che si erano portati dietro, la Ferrari disse: beh, se io ho questo pilota a questo punto devo dare fiducia al pilota.
E Michael Schumacher mise in discussione quelli che erano alcuni parametri, che erano alcune visioni di John Barnard. Tanto che poi con la macchina disgraziata del 96, una delle più brutte Formula 1 che si siano mai viste, firmate Ferrari, con il muso basso, il muso alto, poi l'inizio del Casino, le pance 97 con... alte. Di fatto, praticamente venne fuori che con un Rory Byrne all'interno, un Ross Brown all'interno di Maranello, quindi che lavoravano all'interno della Ferrari, e quando dovevano andare tra i motoristi e gli aerodinamici dovevano soltanto spostarsi di reparto invece che aspettare che arrivava il fax dall'Inghilterra, a quel punto Jean Todt razionalizzò il tutto, fece saltare l'operazione e John Barnard si tenne come eredità la sua sede in Inghilterra. E tanto che qualcuno disse, all'epoca la battuta fu: la prima volta che John Barnard venne alla Ferrari costruì un'officina a fianco alla sua casa, la seconda volta che John Barnard è arrivato alla Ferrari si è costruito un'officina a fianco del suo castello. Infatti. Questo per far capire come andarono le cose. Quindi Schumacher e Barnard, il rapporto era questo: come guidava Schumacher, lo stile del pilota tedesco con una macchina molto Scusa sovrastante. Paolo se interrompo, ma è vero perché Barnard ha fatto due tornate a Maranello, ne ha fatta una sola, ne ha fatte due. Ha fatto Esatto. quella con i 12 cilindri, diciamo, al ritorno degli aspirati, poi uscì dall'azienda per un po' di tempo e poi ritornò nel 94, se non ricordo male, per riprendere in mano una situazione tecnica che era drammatica. Sì, più che drammatica il fatto che a Maranello non avevano le idee chiare, quindi sono passati dalla gestione Lombardi alla gestione Sì, Migeo, un alla gestione casino. Postelwhite, e quindi alla fine c'era una situazione tale che non si sapeva dove mettere le mani, e quindi John Barnard fu visto come l'ancora di salvezza, e lui giustamente riuscì a portare a casa più soldi e riuscì ad implementare la sua Certo. struttura tecnica in Inghilterra, Certo. anche se qualcuno in fin dei conti diceva che John Barnard, in fin dei conti, l'unico progetto vincente della sua vita erano le lampadine, perché lui progettava lampadine, quindi era partito da questa attività lavorativa, no? Sì, Questo diciamo un po' una per... cattiveria perché poi in realtà di macchine firmate John Barnard, vincitrici di mondiali, ce ne sono diverse, per cui Certo, realmente però la macchina del 96, la mancanza dei risultati portarono a sì. inquadrare la figura di John Barnard in un certo modo. Era molto odiato dai meccanici, perché all'epoca i meccanici italiani erano quelli, e lì nacque la figura mitica di Pasticcino, ovvero Luigi Montanini, che era meccanico Sì. autista factotumo, per cui c'era il piatto di pasta per tutti. Lui praticamente vietò il piatto di pasta, vietò il Lambrusco, panini per tutti, come facevano gli inglesi. Quindi immagino un pochino, meccanici, personale italiano abituato ad avere certi ritmi, abituati a mangiare in un certo modo, tutto ad un tratto arriva l'inglese e gli dice panino e acqua e via tutti, basta Lambrusco. Per cui quella che era una visione un po' romantica della Formula 1, anche da questo punto di vista pratico, John Barnard lo stravolse, e questo non Certo. poteva portarti delle simpatie, detto proprio tra noi. Sì, tra l'altro Poi, Paolo non stava neanche simpaticissimo ai vertici della Ferrari, perché ad esempio nell'89, quando decise di fare la macchina col cambio semiautomatico, fece una scocca talmente stretta che non ci stava nemmeno la leva del cambio. Provarono, perché poi provarono a metterci la leva del cambio tradizionale, perché i vertici Ferrari non erano nemmeno loro convinti del cambio semiautomatico. no, non erano convinti, anche perché bene o male Mansell vinse la prima gara in Brasile e tra l'altro ebbe un problema ai box, gli sostituirono il volante e fu la prima volta che si sostituì un volante in Formula 1 Sì. perché c'era un problema elettronico. Ghidella, che all'epoca gestiva la squadra, addirittura prese un manico di scopa, Esatto. andò in officina e cercò con questo manico di scopa di Vedere se ci riuscire a farlo passava. passare per vedere se riuscivano a mettere una leva del cambio, cosa che invece non fu assolutamente possibile, perché la macchina era una scocca talmente chiusa che non c'era materialmente lo spazio. Quindi, diciamo, delle scelte ardite, delle scelte tecniche, una visione molto autoreferenziale, perché quello che diceva Barnard era questo e basta. Poi alla fine, con la visione di Schumacher, con la fiducia di Todd e tutto il resto, aveva portato a questa situazione. Quindi non mi stupisce che Barnard oggi, a 73 anni, ricordando un po' quel periodo, abbia evidenziato quale poteva essere il problema di base di Schumacher nell'approccio con una Formula 1 diversa rispetto a quella che aveva affrontato agli inizi di carriera e poi negli anni della Ferrari.
vero. Io posso dirti che uno Schumacher della Mercedes era molto ma molto diverso rispetto allo Schumacher della Ferrari, perché era uno Schumacher che era tornato in pista soprattutto per il piacere di correre, il piacere Certo. di mettersi, e lui affrontava questa situazione dando il massimo, ma con la consapevolezza e col gusto di chi si sta godendo qualcosa che gli piace fare, e quindi uno Schumacher molto ma molto più apprezzabile e molto più godibile sia dal punto di vista umano che dal punto di vista tecnico. È vero, era uguale anche quando è tornato, quando è andato a correre in moto. Alla fine era anche bravetto, non era scarso per niente. Faceva anche i trofei KTM, insomma, non era male. Poi ha tirato anche qualche bella trona, con la moto. Sì. Però lo faceva da appassionato: andava a farsi i track day, andava a farsi comunque le sue uscite. Si regolava lui la moto. Era veramente una persona molto appassionata di meccanica, ma anche di guida. E forse con la moto ritrovava anche un po' quelle sensazioni che si ritrovano al volante di una macchina di un certo livello, no? Perché poi la moto, soprattutto a quei livelli lì di superbike e moto molto vicine, mettiamole così, al mondo della MotoGP o comunque delle corse, quelle vere, sono mo moto molto fisiche. Hai tu un rapporto con le sospensioni, con il motore, con l'erogazione, la senti proprio la moto esattamente come senti una macchina da corsa. Per cui ci credo che fosse appassionato anche di motociclette. Ma poi, appunto, come dici tu, anche a me era piaciuto lo Schumacher Mercedes, perché è vero che andava un filo meno rispetto allo Schumacher bestiale di metà anni 90. Però è anche vero che lo faceva da grande appassionato, e forse sapeva e conosceva anche i limiti che aveva in quel momento, perché non mi sembra che anche alle accuse che gli venivano mosse di non andare più come andava prima, rispondesse in modo seccato, cioè rispondeva dicendo sì, sto facendo di tutto per cercare di andare al meglio possibile. E mi ricordo anche un giorno presentarono la SLK, tanto per intenderci, c'erano lui e Nico Rosberg, forse c'eri anche tu a quell'evento, c'erano 50 giornalisti intorno a Schumacher, e E uno tre intorno a attorno a Rosberg, Rosberg. ecco. Quindi, per dire, Sì, no? Quindi, esatto. nonostante Rosberg andasse di più in quel periodo, ma il Kaiser era il Kaiser. Sì, beh, è chiaro, personalità completamente diverse, per cui tra John Barnard e Michael Schumacher erano due pezzi da davanti della Formula 1, e insomma ogni tanto è bello ricordare un pochino cosa hanno fatto entrambi, con la differenza che Schumacher con gli italiani è riuscito ad Sì. integrarsi. Ha dimostrato di essere molto più latino di tanti latini. Tra Schumacher e Barrichello, il più latino era proprio Schumacher rispetto al brasiliano. John Barnard invece aveva quella specie di disprezzo e superiorità nei confronti degli italiani, che era un po' tipico anche di Ron Dennis, e quindi gli è mancato quell'amalgama, il fatto di lavorare con della gente che lui in fondo disprezzava perché si riteneva superiore, perché evidentemente la perfida Albione, così Certo. evidentemente, è sempre leggermente perfida, ecco. Io da quando me l'hai raccontato non riesco più a non pensare a Jonobus Nat, te lo dico, perché quella cosa lì è stata fantastica. È una delle cose più belle su Schumacher che abbia mai sentito. Va bene, Paolo, ti ringrazio, grazie di questo racconto, l'ennesimo racconto su Schumacher. Insomma, ce ne sarebbero un milione da raccontare, anche su John Barnard, che insomma a suo modo ha dato un'impronta a quella che è anche la Formula 1 moderna, con l'introduzione direi delle scocche in carbonio, ma anche di quel cambio semiautomatico che fece arrabbiare tutti, ma poi alla fine ha cambiato radicalmente il modo di concepire le monoposto di Formula 1. Ciao Paolo e buona giornata. Ultimo aneddoto in Vai. chiusura: quando John Barnard a Guilford aveva praticamente così chiuso le porte a tutti i giornalisti italiani, ce ne fu uno che, avendo sposato una inglese che era praticamente cognata di John Barnard, con la scusa di andare a trovare il cognato in pectore, praticamente questo giornalista entrò nella sede di Guilford e il centralino aveva praticamente tutti i numeri fili diretti con Maranello, e questo qui fece soltanto una fotografia, e quindi di fatto ci siamo trovati in redazione ad avere tutti i numeri diretti di Barnard, Todd, Montezemolo e compagnia bella. E quando praticamente una volta telefonammo in Inghilterra direttamente nell'ufficio di John Barnard, ci furono quei 30 secondi di silenzio della serie: ma come avete fatto a avere il numero? Fantastico. Va bene, dai. Sappiamo anche chi è questo giornalista, ma non possiamo dire il nome. Va bene, Non grazie diciamo Paolo. niente. Esatto. Ciao a Grazie tutti. Paolo. Ciao e a presto.